Ci andiamo a fare oggi i gamberoni alla Boltrini. Li chiamo così non perché li abbia inventati io, ma perché una volta me li fece mio padre, io memorizzai come li ha fatti, li ho ripetuti varie volte e diciamo che vengono pressoché uguali a come me li fece quella volta. Senza che ci prendiamo troppo in giro a dire i gamberoni italiani, i gamberoni freschi, ah guarda che bel piatto i gamberoni freschi. Ecco, i gamberoni freschi non esistono, nel 2015 oggi non esistono più i gamberoni freschi. Ogni tanto si trovano in Italia, si trovano mazzancolle, si trovano gamberi, il gambero rosso italiano, sono gamberi più piccoli che appena pescati necessariamente devono essere mangiati in giornata perché ha una deperibilità come pochi il crostaceo, ma sono rarissimi e quando li troviamo in commercio hanno dei prezzi esorbitanti che vanno dai 50 fino ai 100 euro al chilo, insomma hanno lo stesso prezzo dell'aragosta o dell'astice. Questi gamberoni sono gamberoni congelati e vengono dall'Argentina. Il gambero argentino è molto commercializzato, lo si trova molto di frequente perché nell'Atlantico questi qui ce ne stanno in quantità quasi industriali e vivono nelle Galapagos questi qui e apposta raggiungono queste dimensioni, come abbiamo visto, insomma sono grandi quanto aragoste, ma anche il sapore è buono quanto una aragosta, insomma un gambero del genere. Il prezzo varia dai 10 ai 20 euro al chilo. Questi qui appena pescati vengono immediatamente congelati all'interno della nave e poi con il trasporto vengono decongelati nel momento in cui arrivano alle pescherie. Quindi se li vedete decongelati vi sembrano freschi, ma in realtà sono congelati direttamente alle Galapagos o comunque all'Atlantico dove li pescano in Argentina. Sono comunque gamberi buonissimi. Sono gamberi buonissimi perché proprio la qualità del gambero che è ottima, un sapore molto intenso, quindi anche fare un sugo di pasta, magari una volta la faremo, una pasta, oppure farli al pomodoro, sono eccezionali e conferiscono a tutti gli ingredienti del piatto un sapore fortissimo, cosa che invece non fa la mazzancolla. Questa ricetta, se ve la fate con la mazzancolla, ha un sapore veramente molto più delicato, quasi nullo, si annulla quasi il sapore. La mazzancolla, se la mettete nella pasta, non la insaporisce così tanto come può fare questo gambero. Ecco i nostri bei gamberoni, metto la mano per far capire le dimensioni, questi qui sono grossi come aragoste. Allora, questi qui, belli però, belli proprio. Allora, se vediamo del nero, questi qui sono i medicinali che gli ci mettono, insomma, per la conservazione, ma sono commestibili, insomma, insieme al congelamento si utilizza anche questo tipo di conservazione. E abbiamo una cipolla, una carota, forse sono anche troppe per questi sei gamberoni, adesso magari ne metterò di meno, un pizzico di farina, una spruzzata di vino bianco, come sempre olio extravergine d'oliva e sale. Adesso io questa carota inizio ad utilizzarne un pezzetto, poi semmai aggiungo l'altra. Adesso sia con la cipolla che con la carota faremo un trito, ma quando io di solito dico il trito dozzinale, non c'è bisogno di farlo finissimo, mentre invece questa volta intendo proprio trito, più fino è meglio sarà. Sì, mezza carota è sufficiente, anche perché cioè, non deve dare la presenza della carota, il piatto è dedicato al gambero, ecco, e un trito così va benissimo. E la stessa cosa adesso faremo con la cipolla, mezza cipolla useremo, come abbiamo usato mezza carota. Eccoci qui, adesso andiamo a soffriggere tutto. Dunque, di padella utilizziamone una bella larga e di olio, metto così non leggete la marca, mica per niente perché non voglio fare pubblicità, lo sapete oramai, di olio mettiamocene un bel po', perché questo piatto qui, ecco, ho finito l'olio, lo devo ricomprare, questo piatto qui verrà condito soltanto con l'olio, quindi di olio ce ne va tanto, soprattutto perché dopo ci dobbiamo zuppare il pane. Quindi andiamo ad accendere. La fiamma la mettiamo bassa e andiamo con la cipolla. Giratina, andiamo con la carota, e facciamo soffriggere.
Ecco, dopo i primi 3-4 minuti di rosolata andiamo a incoperchiare e facciamo cuocere bene la carota, perché deve risultare morbida. Ecco, questo qui deve rimanere morbido, non si deve bruciare, non si deve abbrustolire, quindi se si ritira, sono molto acquosi sia la cipolla che la carota, ma se si dovesse ritirare eccessivamente l'acqua, fate come faccio io, che aggiungo una tazzina d'acqua ogni tanto, rigiro e reincoperchio. Piano piano aggiungiamoci il sale, perché questo qui non è un soffritto, questo è proprio il sugo, apposta stiamo facendo ammorbidire la carota con l'acqua e lo incoperchiamo, perché non stiamo facendo soltanto un soffritto, stiamo facendo proprio quello che sarà il sugo per i nostri gamberi. Quindi ne mettiamo un po' qui e poi lo mettiamo altro quando aggiungiamo i gamberi. Quando sentiamo che è pronta la carota, aggiungiamo la farina e giriamo subito velocemente. Questa farina consentirà di fare una cremetta per quando poi andremo a intingere il nostro pane, perché accompagneremo questo piatto col pane. Andiamo a disporre i gamberoni e da questo momento si contano veramente i minuti, perché i gamberoni cuociono in un attimo. 2 minuti da un lato, 2 minuti dall'altro. E all'ultimo aggiungiamo il sale e la spruzzata di vino. Li giro. Lasciamoli interi, quando li giriamo siamo attenti. Sale, proprio sopra le bucce. L'odore è incredibile, eh? L'odore è proprio, peccato che non si sente dai video. Spruzzata di vino. Fiamma al massimo, facciamo sfumare, evaporare, spegniamo e facciamo riposare. Allora, questi qui non vanno puliti, perché questi qui si cucinano così interi, e l'unica cosa che va tolto è che qui, a questa altezza sulla schiena, una volta che sbucciati, troverete una lineetta nera, e quelle lì sono le interiore. Tutto quanto il resto, quello che trovate dentro la testa, è tutto commestibile, anzi è l'elite del gambero, come dell'aragosta. All'interno della testa troverete le uova se è femmina, ma comunque troverete il cervello, il fegato, una prelibatezza, è quello che dà la forza al sugo poi. Quindi adesso sono cotti questi gamberoni, li possiamo mangiare o a temperatura ambiente oppure li scaldiamo appena prima di mangiarli. Due appunti, quindi due segreti. Il primo, mangiamoli con il pane. Il pane io consiglio zupparlo su tutti e due i lati, perché è la morte sua sulle due fasce. Il secondo, se lo fate non me lo venite a dire, perché non dovete buttare le teste. Quindi se lo volete fare, fatelo da soli a casa vostra, ma non me lo dite, perché dentro le teste sta lì il vero sapore del gambero. Quindi questo qui è ovviamente un piatto che si mangia a casa fra amici o tra familiari, non si mangia al ristorante. Perché? Perché al ristorante, per educazione, non puoi mangiare le teste, ma le teste vanno succhiate, perché il sapore sta tutto quanto lì. Quindi possiamo fare anche una gara, vogliamo fare degli spaghetti, ok, tu li fai con il corpo, io li faccio con le teste, vediamo quali vengono più saporiti. Verranno sicuramente più saporiti miei, perché all'interno del sugo andrà il sapore della testa, mentre il corpo ha soltanto la polpa. Per carità, è buonissima, ma il sapore sta nella testa, va bene? Quindi chi non mangia le teste, io non gli mando più le mie ricette, perché non se le merita. No, scherzo, però mangiatele.